fetusi, fate uno scherzo al mio amico Salvo, che sta aspettando una risposta per lavorare nella lounge dell'aeroporto di Olbia nella stagione estiva. Ha già lavorato lì l'anno scorso e quando è tornato si vantava di aver conosciuto un sacco di VIP. Facciamo che uno di loro si è lamentato di lui e quindi gli salta il lavoro? Dai, 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 minchia! Round 1. Pronto? Pronto, Salvo? Sì? Ciao, sono Antonio Summa, ti chiamo da ZZ Top Servizi, Milano. Scusami il disturbo. Sì, mi dica. So, scusa, noi siamo la società che gestisce tutte le lounge degli aeroporti italiani. Uh-huh. E so che, almeno mi hanno detto, che sei in attesa della conferma per la stagione di quest'anno, è giusto? Sì, a Olbia. A Olbia, no, esatto. Mi hanno confermato, però mi devono dare la data. È proprio per questo che ti sto chiamando, perché i colleghi ti hanno confermato per la prossima stagione, ma parallelamente noi qua nella sede di Milano abbiamo delle segnalazioni a tuo riguardo per quello che concerne la stagione passata. In che senso? Nel senso... purtroppo no, Salvo, nel senso che i responsabili, diciamo, che compilano ogni anno una scheda di merito al termine della stagione, ci hanno segnalato da parte tua alcune intemperanze con personaggi famosi che sono sbarcati all'aeroporto, Gianfranco Zola, Alberto Tomba. Sì, questi sì, li ho incontrati in effetti. Chiaramente, io non so chi sei, non ho presente, non so neanche che cosa sia successo. Mi permetto semplicemente... Ma io onestamente non mi è mai successa una cosa di questo, nel senso, io non ho avuto mai battibecchio con nessuno, questa è la cosa strana che mi... No, ma io adesso non so esattamente se si tratti di un battibecco. Qua io ho semplicemente segnalato, sotto diciamo la parte delle note, che hai tenuto un contegno non adeguato con personaggi famosi. Quindi insomma, che non sto capendo, diciamo. Vorrei sapere che cosa è successo. Guardi, non so cosa dirle. Veramente. Ma come? Cioè, non sai che cosa è successo? Ma io sì, sono venuto qualche volta quest'estate, ma non è mai successo niente di particolare. Ma allora perché il responsabile ha segnalato? Non saprei, il responsabile è chi ha segnalato, non lo so. Non sono molto convinto di questa tua versione dei fatti al momento, cioè la telefonata non sta proprio andando alla grande, Salvo. Sinceramente. A me mi sta sembrando troppo strano perché, ripeto, non è successo niente di che. Io ti dico, Salvo, molto sinceramente, questa è la politica aziendale. Noi ci teniamo... No, ci mancherebbe. Ci teniamo a mandare, cioè a, diciamo, a impiegare nei nostri servizi delle persone che abbiano, diciamo, una condotta limpida e irreprensibile. Anche perché si tratta comunque di un lavoro ben retribuito, un lavoro con un orario adeguato. Per cui, ti dico, la concorrenza è grande. No, questo ci mancherebbe. Quindi al momento mi sembra che, diciamo, su per quanto riguarda il tuo contegno ci sia perlomeno qualche ombra. Ora io dovrei parlare con il responsabile, però in questo momento io non mi sento di dare il via libera alla tua pratica. No, ma guardi, io male che fa posso chiamare il responsabile e gli dico che cos'è questa storia, va? Perché è assurda, esatto, per me, quando riguarda è assurda, quindi. Allora senti, facciamo così, chiamo un attimo il responsabile che ha scritto le note. Sì, certo. E mi faccio dire qual è il problema. Se mi aspetti solo un attimo in linea, lo vado a chiamare un secondo nell'ufficio di là. Sì, certo. Grazie, scusa, ti metto un attimo in attesa, abbi pazienza. Prego. Round 2. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, sono Francesco Maggiore, appunto. Allora, qua abbiamo delle note, appunto, il mio collega adesso mi ha informato a proposito della sua richiesta, giusto? Le note le ho fatte io. Qui c'è stato segnalato dei comportamenti un po', diciamo che, un po' sgraditi da queste persone. Ma guardi, io non... Ripeto, a parte che io non le ho viste così le persone, quindi ovviamente... No, ma allora aspetta, facciamo così, Salvo, cioè, tanto ormai stiamo trattando a proposito di questo, quindi mi dica solo se è vero. Se è vero, se è vero, se è vero. Lei è vero che lei ha infilato un dito in culo a Zola? Ma no! No, assolutamente no. A noi è stato segnalato esattamente questo, da Zola stesso, tra l'altro. Ha preso a schiaffi Alberto Tomba? Ma no! No, assolutamente no, assolutamente no. Quindi lei sta dando dei bugiardi a questi due? Ma io sto dando dei bugiardi a nessuno, io sto dicendo che... Come fai a mettere un bugiardo? Non è una situazione che è successa, assolutamente. Ma anche sputato in faccia da Batantuono? Ma no! Che persona è? Guardi, venite voi a verificare come lo prossimo. Senta, vabbè, aspetti, le passo il collega. Sì. Va bene, niente, non siamo venuti a capo di questa questione. Io
Mi riservo la possibilità di attendere la conferma del suo lavoro per questa stagione. Se mi dà una settimana di tempo la ricontatto. Guardi, non so cosa dirle. Va bene, l'unica cosa che le volevo dire, se vuole accelerare la pratica, l'unica possibilità è di ascoltare oggi pomeriggio alle 2 lo Zoo di 105. Andatevene a fanculo, va. Hai messo un dito in culo a Zola, dai. No, no, la cosa me la sono fatta, è vero. Quello sì. Beh, tu molesti il VIP però, di la verità. No. Ma... Non molesti nessuno. Ma vai, che sei un Paolini, no. Sei. Grazie, Salvo, un bacio. Ciao. Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Fai mettere un dito in culo a uno così?